passiamo subito, cara Monica, a presentare questo bellissimo, prestigiosissimo ospite che ci viene a trovare. Lui arriva da Cosenza ed è Paolo Martino, un grande amico. Buonasera, 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 buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera. Grazie per aver aderito al nostro invito. Intanto noi ti rivediamo con immenso piacere a distanza di un anno. Di un anno preciso. Di un anno preciso, vedi, noi siamo puntuali. E mi ricordo che era forse l'ultima domenica prima di Natale, mi ricordo. Pensa l'anno scorso. E anche questa è l'ultima domenica di Natale. Yeah. Io ringrazio, lo faccio pubblicamente in modo particolare, tu me lo consentirai, l'amico Vincenzo Miceli, il quale fa da tramite sempre perché tu possa essere presente in questa trasmissione. Yes. E quindi Paolo Martino è un imitatore. Un imitatore calabrese. Noi siccome sponsorizziamo chi è calabrese, i prodotti tipici. Bravo, così ecco, funziona. Io sono un prodotto tipico. E ti dirò tipico. Di più. Cosa ha prodotto? L'ultima volta che ci siamo lasciati era un po' più timido. Oggi invece no, ti vedo rilassato. La giornata. La giornata so, che non era forse, quella giusta. Non lo so, non eri in forma. Perfetto. E poi forse oggi c'è, vedi, al mio fianco una bellissima donna, quindi forse sarai anche più tranquillo e galvanizzato. Perfetto. Allora, come si sviluppa questa presenza di Paolo intanto? Lui per una prima parte se la prenderà con... Beh, dato che in questi giorni si sta parlando sempre di politica, insomma, questo nuovo anno, chissà cosa succederà con queste elezioni, io prima inizierei da due personaggi che veramente con i politici e con la satira sono due re della comicità, però nello stesso tempo questi, diciamo che i politici li fanno a fette. E poi si passerà ai politici veri e propri, quindi un vero e proprio salotto. Addirittura verrà Bruno Vespa, verranno anche altri politici, verrà La Russa, Di Pietro, Nichi Vendola, insomma ci sono un po' tutti, un po' di tutto, un po' di tutti. Monica di non tutti. Ha lasciato fuori nessuno, quindi io e te ci allontaniamo e lo lasciamo per i nostri telespettatori. È veramente in gamba, in bocca al lupo, bocca vai. Al lupo. Crepi. Allora, in questi giorni in Rai abbiamo visto il bischeraccio Roberto Benigni. Sigla! Annaggia, bischeraccio! Bischeraccio, bischeraccio, annaggia! Basta, basta, basta! Basta se sia, no? Quest'anno succederanno proprio delle belle, oh! Il 21 dicembre doveva finire il mondo. Il mondo non è finito, anche perché c'è uno scoop, cari amici, eh. La fine del mondo coincide con la rielezione di Berlusconi. Di Silvietto. Silvio, Silvio, sempre lui Silvio. Silvio fa le cene, voi fate la cena. Silvio fa l'ultima cena, Silvio. Cioè Silvio, l'unico presidente in 150 anni d'Italia che ha moltiplicato le condanne e le leggi ad personam. Annaggia miseriaccia. Silvietto, voglio immaginare Silvietto dei fornelli, no? Che Silvio, lui entra, va, cioè, lui sta dentro Arcore, si mette ai fornelli, rubi Noemi, eh! Voi pensate alle patate, che papi Silvio pensa al pesce! Annaggia, Silvio è proprio una cosa incredibile. E poi Silvio, l'ha detto questo, è disceso in campo, eh. Bisogna battere sul campo. Ha risposto ai miei, io batto pure sulla tangenziale. Cioè, Silvio, c'è davvero fatto delle cose incredibili. Cioè, io non lo so che ne pensa il mio amico Beppe Grillo. Beppe Grillo, senza sile, senza niente. È una cosa pazzesca, ragazzi! È una cosa pazzesca! Ma avete visto? Ma avete visto questi americani con questi problemi degli sfratti, delle abitazioni, degli appartamenti? Sono andati ad eleggere un presidente, come si chiama? Barack. Ma dico io, ragazzi, almeno si poteva chiamare a roulotte. È una cosa pazzesca. Ma avete visto? Avete visto con questa crisi poi in Italia questi cinesi? Questi ci stanno facendo neri, ragazzi! Ma io mi chiedo, ma sti negozi come fanno? Piantano i cinesi, ti sputano i negozi con i vestiti manichini! Una cosa pazzesca! Poi in 10 anni non è morto un cinese! Ma dico io, ma questi cadaveri dove li mettono? Degli involtini primavera! È una cosa pazzesca!
Poi quest'anno ne abbiamo viste di cotte, di crudi. È venuta una signora disperata qui fuori. Mi fa: signor Grillo, mi aiuti! Mio figlio ha mangiato una monetina da 10 centesimi! È grave! Ho detto: signora, non si preoccupi. I politici hanno mangiato miliardi e sono ancora tutti vivi! È una cosa pazzesca! Io volevo concludere e poi passiamo al dottor Vespa. Volevo dire, ma ve lo ricordate quello della regione Lazio Fiorito? Ve lo ricordate? Questo come minimo, questo spendeva 10.000 euro alle ostriche. Come minimo lo dovrebbero dare in pasta alle ostriche, è una cosa pazzesca. È una cosa pazzesca davvero. Secondo me dobbiamo passare a Bruno Vespa, sigla! Buonasera, buonasera, vostro Bruno Vespa, benvenuti a Porta a Porta. Oggi avremo grandi ospiti, si parlerà della discesa in campo di Silvio Berlusconi. Avremo anche altri ospiti, avremo Tonino Di Pietro, Nichi Vendola e poi principalmente il Cavaliere Silvio. Allora, caro Cavaliere Silvio, questa è discesa in campo. È già pronto tutto, caro Silvio. È vero, abbiamo anche la sigla. Buonasera, buonasera Silvio, facciamo un applauso. Buonasera. Silvio, in quel giorno il Silvio Prodigo perse la fiducia da parte di Montecitorio e Silvio si ritrovò solo e triste nella villa di Arcore. Povero Silvio, insieme al suo cane Emilio Fede, anzi Emilio Fido, Silvio si ritrovò solo, senza nessuno, al massimo con Ruby. Povera Ruby, non sapeva parlare italiano. Allora Silvio è andato, gli ho fatto: tu Ruby? Lei mi fa: sì, Cripio, anch'io. Consenta, io sono un grande burlone. Mi ricordo una volta quando ero premier, ero andato direttamente alla Merkel. Allora c'era questa bella piscina, c'era questo party del G8. Io mi sono avvicinato, allora in maniera molto molto simpatica l'ho buttata in acqua, lei stava affogando. Allora Silvio previdentemente ha aperto le acque, ha preso la Merkel, ho camminato sulle acque e l'ho salvata, Cripio, perché adesso ho già pronto i nuovi comandamenti. Innanzitutto, non avrai altro Silvio al di fuori di me, non venerare altro tempio al di fuori di Arcore e soprattutto non rubare, perché ci ha pensato Monti. E il quarto comandamento, molto molto importante, cari amici: non desiderare la donna altrui, perché ci penso già io. Consenta, veramente io veramente mi sento onorato, ma non so cosa vuole dirci quel burlone, quel comunista, lui che si è diviso dal partito, Ignazio La Russa, mi consenta. Allora, innanzitutto io mi sono separato da Silvio, veramente io mi sono seccato indignato, perché in politica non si può continuare con questo lifting, questo riporto di Berlusconi. In politica bisogna essere uomini, bisogna avere gli scoiattoli che ti girano nei peli delle gambe, bisogna avere anche proprio una foresta, il Parco Nazionale dell'Abruzzo. Cioè, io non lo so. Dall'altra parte poi Di Pietro con queste, sempre questi dibattiti. Ma dico io, ma che c'è zecca? Ma che c'è zecca, mo? Berlusconi, non mi vado arrabbiare,
non mi farebbero abbabbiare, per favore, che altrimenti io schiattassi. Allora, innanzitutto, Berlusconi è come il lupo. Lui promette l'uva, ma quando promette, quello si frega tutto quando. State battendo a sto Berlusconi, veramente. Ma voi sapete perché ogni volta che vado al bagno mi porto sempre un flacone da mucchina e pave sempre le mani pulite, no? Ma che c'è a sé? Ma mi chiede, ma io sono un politico o un magistrato? Sono un politico o un magistrato? Veramente, non lo so neanche io. Allora, dalla sinistra, Nichi Vendola, di tu qualcosa. Buonasera, buonasera dal vostro Nichi Vendola. Io voglio dire no a questa politica gerontocratica che sta rovinando l'Italia. Io dal mio punto di vista pseudo-filosofico e aristotelico posso dire che noi della sinistra possiamo cambiare il mondo, possiamo cambiare l'Italia, perché ricordate, cari amici, io non sono un normale politico a 360 gradi, io sono un politico che si mette a 90 per voi. E ricordate, io più che essere, ecco, ci sono state alcune critiche che veramente da me sono state recepite come qualcosa veramente di scandaloso, qualcosa che mi ha indignato dal profondo del mio cuore. Mi hanno detto che io non sono il braccio destro della politica della sinistra. Io casomai sono l'orecchio della politica. Oh, secondo me adesso voglio concludere con un momento di cultura, e per concludere con la cultura serve Vittorio Sgarbi. Buonasera, sono Vittorio Sgarbi. Allora, ignoranti, entrate qua in scena, per favore, devo parlare col presentatore. Allora, se puoi entrare. Volete entrare? Cosa devo aspettare? L'autista! L'autista! Allora, io volevo dire una cosa. Allora, tu hai studiato? Non mi sembra che tu abbia studiato. Così, così. Allora, sai chi è Pirandello? No, non me lo ricordo. Sai chi è Caravaggio? No, nemmeno. Ovino, che non sei altro! Cosa hai studiato? Allora, io ho visto un ragazzo. Pensa, io sono così colto, ma così colto che Dante Alighieri mi fa le scarpe. Io sono così colto che Bruno Vespa mi lascia le scarpe insieme a Pino Angela. C'è questo ragazzo, gli ho chiesto chi è Dante e cosa ha scritto. Sai cosa ha detto? Che ha scritto la Divina Tragedia. Ignorante che non sei altro, tragedia sarai tu, che sei stato una capra a scuola e non hai studiato niente. Beh, ho scritto un libro, molto importante, si chiama Asino che sei, come te. E ne ho scritto un altro, perché mi ispiri, si è chiamato Capre che sei, l'ho chiamato questo libro, avete capito? Lobotomizzati che non siete altro, fascisti e cerebrolesi. Oh, grazie! Veramente, veramente, e secondo me ci vedremo dopo, con lo sport, e studiate, studiate! Bravo. Bravissimo! Ci lascerà anche perché vi ha già preannunciato che dopo ci saranno gli sportivi. Sì, ci passerà lo sport e quindi ne vedremo anche lì delle belle. Perfetto, grazie ancora, ci vedremo dopo, prego Paolo. Grazie. Allora, cara Monica, come vedi...